Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna. Il nostro day by day inside the race ai mondiali di sci alpinismo si conclude qui alle premiazioni finali. Oggi si è corsa però la individual race al femminile, ancora una volta ha vinto Axel Mollaret. Aujourd'hui c'était un peu particulier parce que les conditions météo sont très mauvaises, on a eu du brouillard. Du coup le changement de parcours a été décidé seulement ce matin, donc il a fallu s'adapter avec des horaires décalés et puis un parcours forcément moins intéressant. Mais c'était la même chose pour tout le monde. Et pour autant, moi, je pense que ça m'a plutôt bien convenu parce que c'était peut-être moins technique. Et voilà, il a fallu s'adapter. J'ai pu prendre les devants de la course tout de suite et puis faire une petite avance qui m'a permis de gérer ensuite à ma manière, dans les montées, dans les descentes, sans avoir trop de pression derrière. Et c'est une super victoire qui clôture ces championnats du monde. Vraiment, c'était le plus beau titre, donc... C'est extra. Nella gara maschile tanti colpi di scena e una sorta di oro alla carriera per Matteo Eidalin. Ovviamente sono contento per la gara perché è l'unico titolo che mi mancava di quelli che potenzialmente posso vincere io, quindi niente, è un po' un ciclo, un cerchio che si chiude per quanto mi riguarda questo mondiale. Stamattina non ci credevo ovviamente in questo percorso, poi quando ho visto che riuscivo a stare con gente sulla carta molto più forte di me su questo tipo di tracciati, mi è comunque salita la grinta che alla fine mi ha permesso di portarla a casa. La gara è partita come sempre molto forte sulla pista, con davanti Rémy Bonnet, Magnini, Werner, Bosch, tutto un gruppetto in cui io ero un po' l'ultimo di questo gruppetto, ma sono riuscito, facendo anche un po' elastico, a rimanere agganciato. Infatti già sulla prima salita sono poi ripartito primo per la discesa e nulla, poi pezzo di fuoripista sono rientrati Robert Antonioli e Thibaut Anselmé. Poi nel secondo giro è di nuovo rientrato su di noi Rémy Bonnet mentre Anselmé si staccava e siamo poi rimasti in tre a giocarcela, che poi è stato il podio qua sulla linea del traguardo con me davanti a Robert e Rémy. Alla fine ci voleva anche un po' di fortuna e per fortuna ce l'ho avuta io. Per oggi abbiamo finito, ma voi continuate a seguirci. La prossima settimana parleremo ancora di mondiali con le interviste in esclusiva a tutti gli italiani.